storia che stiamo per raccontarvi non ha la presunzione di farvi emozionare, ma è chiaro intento, questo sì, di ringraziare un gruppo di persone a cui la città di Ostuni deve molto e che ha raccolto in giro per l'Italia l'applauso convinto delle tifoserie avversarie. Nella scorsa estate nasce il gruppo QBR, acronimo di Quei Bravi Ragazzi, che raccoglie attorno al nucleo storico la passione sempre crescente di giovani e meno giovani, di uomini e donne. L'obiettivo è ben chiaro sin dall'inizio, sarà una stagione durissima, ma bisogna sostenere la squadra nelle 28 partite in trasferta. Eh sì, perché i tifosi sanno bene che pur giocando a Brindisi non sarà facile portare nel Pala Pentasuglia la passione vista nel Palasport di Ostuni fino alla scorsa stagione. Si comincia a Pistoia, poi subito il derby con l'Enel, due sconfitte e prime paure, legate anche all'infortunio patito dall'americano Williams. La svolta arriva a Forlì, che inaugura una serie di vittorie sulla Via Emilia. Prima di festeggiare la vittoria di Imola, la sosta a Coriano per rendere omaggio a Simoncelli dopo averlo onorato con uno striscione che aveva emozionato il Pala Pentasuglia. Resterà per sempre nella storia del basket ostunese la trasferta di Bologna nel mitico Pala d'Ozza, dove si radunano 400 ostunesi provenienti da tutta Italia. Alla fine i gialloblu vinceranno in campo e sugli spalti, con un entusiasmo straripante nel tempio del basket italiano. Un'altra domenica da ricordare sarà quella nella quale il gruppo QBR ricorda Domenico Epifani, il tifoso ostunese scomparso 10 anni fa. L'entusiasmo cresce, Marcelletti diventa l'idolo della curva e la squadra diventa un tutt'uno con la città. La salvezza è cosa fatta, ma il bello deve ancora arrivare. Il miracolo si chiama playoff in un elettrizzante derby con l'Enel Brindisi. Il risultato sorride ai brindisini, ma Ostuni festeggia per una stagione da incorniciare. Scorrono le immagini di un'avventura che resterà per sempre nella storia di Ostuni e della sua passione per la palla a spicchi.